una vita in punta di piedi. Alessandra Celentano, nota al pubblico come l'inflessibile insegnante di Amici, deve la sua fama anche a un'educazione rigorosa. Un'educazione che l'ha portata a studiare all'Opera di Stato di Budapest e che le ha permesso di danzare con stelle della musica come Roberto Bolle e Carla Fracci. Un motivo d'orgoglio per Alessandra, che partecipa al talent di Maria De Filippi dal 2003. Anche nel 2017 sei nel cast di Amici. Che effetto ti fa? Amici per me è l'impegno principale. Ogni anno grazie a questa trasmissione raccolgo sempre nuove soddisfazioni, visto che in ogni edizione cambiano i ragazzi e ci si ritrova alle prese con nuovi percorsi da costruire e con determinati obiettivi da raggiungere. Non mi annoio, anche perché con il passare delle puntate le sorprese non mancano mai. Insomma, in questo talent show mi sento davvero a casa, anche per le affinità che ho con molte persone con cui collaboro. Quest'anno ti abbiamo vista anche a Selfie e Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura. Un'altra bella avventura. Visto che l'obiettivo del programma era aiutare persone in difficoltà. Grazie a questo show ho avuto la possibilità di toccare con mano la realtà di persone che fanno i conti con un disagio autentico o con un problema fisico. È un po' come quando vai in ospedale. Sai che ci sono delle persone malate, ma finché non le hai vicine non te ne rendi conto. Partecipando a Selfie mi sono divertita, anche perché mi ha dato la possibilità di fare qualcosa di diverso in televisione. Alessandra Celentano ad Amici sei inflessibile, mentre a Selfie sei apparsa più morbida. Come mai? Ad Amici faccio il mio lavoro, ma anche a Selfie sono il cast. Dal 2003 Alessandra è nel stata me stessa, perché con le persone che hanno bisogno del mio aiuto mi comporto come avete visto. Ma sono due trasmissioni completamente diverse. In questa nuova edizione Alessandra Celentano di Amici c'è qualcuno che ti piacerebbe vincesse. Alessandra Celentano. Siamo ancora in una fase di preparazione, quindi è presto per fare previsioni. Il bello di Amici è che i ragazzi sono tutti diversi, ognuno avrà l'opportunità di fare esperienze differenti e di raccogliere soddisfazioni nei diversi ambiti artistici. Tra gli allievi del passato ce n'è uno di cui vai maggiormente fiera. Sono tanti gli allievi che, dopo aver preso parte ad Amici, hanno fatto tanta strada, sia in Italia che all'estero. Ogni volta che mi raccontano che un ex concorrente adesso balla su un palcoscenico prestigioso o in una compagnia di danza importante, provo una grande emozione. Certo, se dovessi esprimere una preferenza in particolare, vado fiera di Ambeta Toromani, anche se ha partecipato alla seconda edizione, quando non ero ancora una degli insegnanti. In seguito ho avuto modo di collaborare con lei e l'ho vista crescere. La considero un esempio, è una ballerina di alto livello. La chiamo il mio punto luce. Non sono un tipo molto mondano. Come ami trascorrere il tempo libero Alessandra Celentano? Sono molto impegnata, ma cerco sempre di ritagliare più spazio possibile per i miei affetti e per i miei quattro cani. Li considero dei figli a tutti gli effetti. Detto questo, quando ero più giovane ero molto mondana. Adesso, invece, conduco una vita tranquilla. Pare che tu sia una donna molto corteggiata. Lo sento dire, ma io non me ne sono mai accorta, ride, NDR. Che cosa deve fare un uomo per conquistarti Alessandra Celentano? Mi piacciono gli uomini sensibili, che restano sempre loro stessi. Inoltre, per stare con me, un uomo deve essere paziente. Tra qualche settimana Maria De Filippi sarà sul palco dell'Ariston con Carlo Conti nelle vesti di co-conduttrice del Festival di Sanremo. Quale consiglio le daresti? Maria De Filippi non ha bisogno di consigli. È talmente brava. Nel suo lavoro è pazzesca. Però, approfitto per farle un grande in bocca al lupo.
Sono convinta che sarà meravigliosa su quel palco e che, come sempre, farà un figurone. Intervista ad Alessandra Celentano tratta davvero.